Noi avevamo a Palermo creato un piccolo nucleo di attrezzature cinematografiche. Lui ha preso qualche cosa per fare delle riprese. Poi conobbi Alfonso. Abbiamo fatto con qualche altro amico una società che voleva sperimentare nuovi metodi. Allora, senza troppa fantasia, l'abbiamo chiamato Sperimental Film. Avevamo un amico che l'abbiamo convinto ad andare a fare il corso al Centro Sperimentale di Cinematografia. È tornato con un altro allievo regista, Fernando Birri, e abbiamo fatto insieme un documentario su Selinunte. Nel frattempo era uscita una legge siciliana che dava sovvenzioni all'attività cinematografica, documentaristica, e noi ne abbiamo approfittato. Da lì io sono cominciato a venire a Roma e attraverso questi amici tipo Citto Maselli, Mario Verdone, che era padre di Carlo, siamo entrati nell'ambiente cinematografico romano che io non conoscevo. Intanto si era allargata la cerchia delle nostre conoscenze a Roma. Avevamo stretto un rapporto con questo Crocischi che era venuto in Sicilia pure lui. E loro fecero poi amicizia con questo personaggio Crocinski, che era un personaggio curioso perché era spregiudicato, intraprendente, serio. Io personalmente ho avuto un po' di non comprensione con lui, perché lui era uno che voleva subito fare gli affari, le cose, e non è facile, almeno. Poi lui ha mostrato che era facile per lui, l'ha fatto. Si industriava sempre molto bene, aveva fatto una specie di contratto con Schuller, che era il rappresentante tedesco dell'Arriflex in Italia, che era un personaggio difficilissimo. Lui aveva trovato un buon rapporto con lui e gli aveva comprato addirittura, non so come trovò i soldi, comprato un Arriflex molto buona.